Ciao a tutti ragazzi, nuovo video oggi dove andremo a provare dei prodotti di una linea molto interessante. Si tratta della linea di make up che è uscita da poco su Shein e si chiama She Glam. E ho comprato veramente tanti prodotti, soprattutto perché i prezzi sono molto bassi, volevo provarne il più possibile e fare una full face. Praticamente sono riuscita a spendere all'incirca 60 euro, comunque vi metterò tutti i link dei prodotti nella descrizione, facendo una full face con tutti i prodotti. Diciamo che la spesa è stata veramente molto ridotta, quindi vi faccio vedere tutto quello che ho comprato, andiamo a provare i prodotti insieme e vi dico un pochino che cosa ne penso e come sono questi prodotti. Ovviamente vi ricordo come sempre di lasciare un like sotto questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale e di ricordarvi ovviamente di cliccare sulla campanella così siete sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video. Perciò partiamo con il video. Allora, io ho preso un sacco di prodotti, cerco di essere diciamo più sintetica possibile per non farla troppo lunga, però probabilmente sarà un video un pochino lungo perché comunque i prodotti sono tanti da provare. Il primo prodotto che andiamo a utilizzare è un fondotinta. Ho preso il Silky Matte Liquid Foundation Flawless Coverage. Sono arrivati tutti nelle loro confezioni, nelle scatoline, molto molto bellini, i packaging sono fatti molto bene. Adesso li andiamo a provare. Questo fondotinta fantastico. Allora, praticamente nella scatola è così. Viene dentro una piccola borsettina di velluto e dentro c'è il fondotinta, una cosa veramente bellissima. Questo è il packaging e davanti ha il logo, come potete notare, appunto, è dorato, metallizzato. Io sono sempre fuori dall'inquadratura, cioè probabilmente a metà video sarò così, non lo so perché, adesso cerco di mettere in mezzo. Allora, dovrebbe essere matte ma silky, quindi effetto setoso opaco. Io ho la pelle secca, quindi di solito non cerco un finish opaco, però dovrebbe dare una coprenza appunto flawless, quindi non troppo effetto cerone. Ok, ho recuperato la spugnetta che ho comprato forse l'avete visto nell'altro haul, adorabile, con il porta spugnetta. L'ho già bagnata, quindi è diventata gigantesca, e dentro c'è questa spugnetta rosa Barbie, cioè che è tipo il mio colore preferito, quindi sono molto felice. Mi sembra anche molto soffice, adesso la andiamo a provare. Vado a metterla, io spero di aver azzeccato il colore. Ho preso il colore 103 Class Ivory. Ci ho preso così bene? Sono scioccata. Ha un odore leggerissimo, ma niente di fastidioso. È una profumazione veramente leggera. Anche la spugnetta non mi dispiace. Devo dire che è veramente un'ottima spugnetta. Un pochino se l'è bevuto, però adesso ne vado a mettere un altro po'. Allora, il colore che ho preso è perfetto, perché io ovviamente adesso ho preso un pochino di colore prendendo il sole, quindi sinceramente tutti i fondotinta che ho mi stanno chiari. Infatti tra un po' dovrò fare lo switch a quelli estivi, ne ho qualcuno che è in una colorazione più scura, ma sono sempre in quel periodo di mezzo in cui non si è né scuri né chiari, cioè questo colore è proprio il mio colore, se non si ossida è proprio perfettissimo. La coprenza non è super super full coverage perché come vedete qualche macchiettina ancora si nota, però ha coperto bene e tra l'altro è super confortevole sulla pelle, non si sente, non lo sento assolutamente. È matte, però rimane leggermente luminoso, non so se si nota, però un filino di luce ce l'ha, non è completamente matte. Voglio vedere se riesco a coprire le parti più critiche aggiungendone un po', quindi se stratificabile. Abbastanza stratificabile, mi piace molto, cioè veramente è bello, è molto bello. E mi piace anche la spugnetta perché è molto soffice, cioè mi sta cascando la lampada sulla testa. Ok, ho preso un correttore, ce n'erano due tipi, ero molto attratta da entrambi, però alla fine ho deciso di prendere questo. Il correttore, se non sbaglio, costava 4 euro, quindi proprio niente, e ce n'è un sacco dentro, ci sono 25 grammi, quindi è parecchio. E ho preso la colorazione, non lo so, si chiamava Arctic qualcosa, poi comunque vi metto il link. Questo è Pro Longwear Concealer, dovrebbe essere ad alta coprenza, ha il tappino che si gira, vedete non l'ho ancora aperto, e ha la puntina, quindi lo andate a mettere in modo più preciso. Allora andiamo a vedere sia se ho azzeccato il colore. Diciamo che avrei preferito, wow, un po' chiaro, ok. Non è neanche molto comodo metterlo così, ma volevo provare. Però per illuminare
Magari. Vediamo. Poi questa spugna è molto grossa, quindi non so se riusciremo a stenderlo. Sì. Vabbè, illuminante è illuminante, sicuramente il colore è chiaro. Questa è la tonalità calda, mi sembra che ce ne fossero due di colori chiari, questo era quello un pochino più caldo. Alla fine fa un bel effetto illuminante, non è giallo, è molto leggero, mi piace. Provo a passarci un pochino con le dita perché ne ho messo veramente troppo. Siccome la spugnetta è un po' grande faccio fatica a stenderlo. Lo porto anche un po' sulla palpebra perché poi andiamo a provare anche degli ombretti e voglio vedere bene il colore degli ombretti, quindi voglio neutralizzare il colore della palpebra. La cosa che mi piace molto, a parte vabbè che appunto l'ho preso molto molto chiaro, però è molto illuminante, è idratante, lo vedo luminoso, mi piace questa cosa perché adesso io lo andrò a settare con la cipria, quindi sicuramente perderà un po' di luce, però se lo volete utilizzare anche per illuminare senza usare l'illuminante rimane molto brillante, mi piace, cioè non... Sì, è una qualità che mi piace molto. Adesso cercherò di settarlo con la cipria che ho comprato. Questa è la cipria, che ha la scatolina così, un pochino cangiante, forse si nota poco, ma è leggerissimo. Però veramente hanno dei packaging molto molto belli. Allora, la cipria è, a parte che è un barattolino abbastanza grosso, sono 9,3 grammi, e anche questa costava 4-5 euro, mi sembra. È in polvere libera, io ho preso la colorazione 101 Pearl White, che dovrebbe essere bianca, spero, traslucida, spero, perché non so se rimane bianca. Comunque il pack è veramente carinissimo. Ha anche il suo puff personale, super morbido. Direi che provo ad usarla con questo a questo punto. Quindi ne vado a prendere un po' troppa, va bene, proviamo a settare. Chiudo l'occhio perché la vedo che vola molto e non vorrei che mi si riempisse l'occhio di polvere. Cavolo! È super setosa, mi ha lasciato la pelle stralevigata. Non so se può dare un flashback, adesso in questo momento non si nota. Mi sembra molto opaca come cipria. Io in generale non amo le ciprie perché ho la pelle molto secca, quindi le uso poco. Però devo dire che mi ha lasciato la pelle super asciutta, levigata e setosa e mi piace veramente tanto. Non ho usato la cipria qui perché voglio usare dei prodotti in stick, quindi li vado a utilizzare subito. Ho preso il Contour Stick Soft Shape numero 103 nella colorazione Espresso, che è uno stick per il contouring appunto, così, molto molto carino. Ecco, questo si apre, ok, girate qui e vi esce lo stick, semplicissimo. Quindi lo andiamo a provare. Mi sembra un bel colore, lo stendo con un pennellino un po' piatto. Bello! Non è né troppo caldo né troppo freddo, rimane comunque caldo, quindi non ingrigisce. Poi dopo, non so, questa è la colorazione appunto Espresso, le altre erano un pochino più scure, qualcosa era finito quindi ho preso questa, ma devo dire che è molto molto bella e tra l'altro si è sfumata in 2 secondi, si è sfumata benissimo, cioè si sfuma in 3 secondi. Allora, per il blush ho preso 2 tipi di blush diversi, uno in polvere che è questo qui, ho preso questo perché era troppo bello, l'ho trovato splendido perché è sfumato, si vede anche un po' più chiaro forse nella videocamera. Però è una specie di color corallo sfumato e ha un finish opaco, quindi dovrebbe, diciamo, levigare abbastanza. E poi ho preso questo, che è splendido, cioè ha un packaging veramente meraviglioso, mi ricorda un po' quelli di Fenty Beauty. Comunque, questo qui praticamente è un blush in crema, così. Quindi andrò a provare quello in crema e poi sopra andiamo a mettere quello in polvere, così vediamo entrambi come sono. Wow, bello rosa! Ok, si è sfumato molto, un po' sparito, quindi ne metto un altro po'. Quando lo mettete su sembra veramente, sembrate Heidi, però provo anche col dito. Ha un che di glitter che non so se mi sono rimasti sul pennello. Credo che abbia dei glitter. Sì, ha decisamente dei brillantini dorati, però in realtà non si vedono neanche troppo. Cioè,
fa un po' da illuminante, magari potete andare anche un po' più sulle guance qua in alto. Adesso prendo un pennellino e andiamo a usare questo sopra. Adesso vediamo di non fare un casino, spero che non sia troppo pigmentato, sennò un macello. Allora, questo sicuramente è meno pigmentato di quello in crema, ovviamente. E ha un leggero finish luminoso anche questo, adesso che lo noto. Prima non si vedeva, ma ora che ho passato il pennello è uscito fuori un po' di glitter. Ok, scherzavo, sono diventata Rudolph. Forse prima non ne avevo preso abbastanza e quindi non aveva funzionato bene. Andiamo a togliere un po' di questo blush che ho esagerato un po'. Ok, sembro Heidi. Passo un pochino la spugnetta così andiamo un po' a ridurre questo effetto super sparato, però mi piacciono entrambi. Adesso vado di highlighter. Ho preso una palette che vi faccio vedere, ha dei, cioè, delle cialde giganti, enormi, cioè veramente di fianco alla mia faccia, guardate quanto sono grandi, e anche lo specchio è grosso ed è veramente grande, mi piace un sacco. Cioè, questa palette costava, se non sbaglio, 6 o 7 euro, e parliamone. Adesso vediamo come sono gli highlighter. C'è anche il bronzer, che non è illuminante secondo me, quindi potete usarlo tranquillamente appunto come bronzer. E poi c'è un colore che è simile a un blush, però leggermente luminoso, quindi magari se lo volete utilizzare più sullo zigomo per dare luce potete usare appunto il blush, questo qui. Vado a prendere questa colorazione che si chiama Prosecco Boom. Credo che si noti, cavolo, bellissimo, cioè ragazzi, bellissimo. Voglio mettere anche un po' di questo che si chiama Majesty, non so come si dica, metto un po' qua. Sono impressionata, adesso vi faccio vedere i colori se riesco qua. Sono molto delicati, cioè hanno un riflesso leggero, sono leggermente perlescenti, però non hanno i glitter. È un effetto più satinato, però luminoso, quindi non è esageratamente sparaflesciante, rimane più elegante, cioè nel senso potete magari anche azzardare a metterne un po' di più, che comunque rimane molto naturale come effetto, però illumina bene, bello. Voglio vedere anche com'è il colore del bronzer, sì, è opaco e il blush è leggermente luminoso, quindi questo è il bronzer e questo è il blush. Direi che la base l'abbiamo fatta, passiamo agli occhi. Ho preso diverse cose. Allora, ho preso un mascara, un eyeliner, una matita per le sopracciglia. Direi che andiamo a fare prima le sopracciglia. È immensa, cioè veramente enorme. Ha da una parte lo scovolino e dall'altra parte ha il tappino con il temperino, super comodo. Ho preso la colorazione grey, che è il numero 803. Okay. È un colore molto grigio, cioè un grigio freddo, forse un po' troppo grigino per il mio colore, che sì, forse un po' troppo grigio. È piuttosto morbida, che per me non è necessariamente un lato negativo, perché sinceramente non mi piacciono molto quelle matite durissime che vi graffiano il sopracciglio quando le passate, che è vero che sono un po' più resistenti, ma per metterle non mi piacciono. Non male, non mi dispiace, per quello che costa fa bene il suo lavoro. Poi, la parte più, diciamo, interessante, che proprio non vedevo l'ora di provare, perché la prima cosa che ho visto, e ho fatto tutto l'haul in base a questo, è una palette. Ce n'erano più di una, mi sembra 4 colorazioni, se non sbaglio. E questa palette è la Breeze Palette. Io pensavo che fosse una palette piccolina, tipo quelle di Huda Beauty, con dei mini eyeshadow. Invece è enorme. Cioè, anche lo specchio, e guardate che colori, vogliamo parlarne. Io spero che siano come sono nella palette, perché i colori sono stupendi. Ok, non sono il viola per ora, non è come pensavo. Diciamo che sono più appunto effetto metallizzato, non effetto glitter, anche se qua nella cialdina sembrano più glitterati. Sono, quando passate il dito poi, sono un po' più metallizzati. Allora, sono comunque bellissimi. Sono belli, cioè, sono veramente belli. Adesso provo a metterli qua. Beh, allora il viola credo che sia più un top coat e non un colore pigmentato. Anche questo è più un top.
Ve li faccio vedere sul braccio, mi rimane solo qui. Ok, sono scioccata. Perché l'ho messi così? Non so se vedete quanto scrivono, ma veramente. Mi rimane anche Supernova, che è l'ultimo, questo ramato. Ok, questo è un pochino meno pigmentato. Però, secondo me, se lo usate bagnato, è bellissimo. Io non so fare gli swatch, perdonatemi. Voglio partire con questo qui. È molto polveroso. Vabbè. Ragazzi, questa palette... Allora, non mi ricordo il prezzo, ma era molto basso. E sono molto colpita. A parte che questo colore è stupendo. È esattamente come nella cialdina. È super sfumabile. Mi ricorda un pochino quelli di Make Up Revolution, che sono di solito molto polverosi, però si sfumano da Dio e sono anche pigmentati. Prendo un pochino di Fawn, questo qui centrale, lo metto un po' più sulla palpebra per dare un po' più di base. Ma giusto perché lo voglio provare, cerco di provarne il più possibile. Prendo Fountain, che è il blu, nell'esterno. Sicuramente se lo volete intenso va usato bagnato. Mi sta lasciando un riflesso che è più petrolio che blu. Non so se si vede. Considerando che sto usando un pennellino da sfumatura, scrive anche abbastanza. I glitter si notano, ma non come nella cialdina. L'ideale sarebbe metterlo con il dito, adesso ci provo, però volevo vedere se riuscivo un po' a intensificare l'esterno. Vado a prenderlo con il dito. Soffio anche sul dito perché ho l'ansia. Ah, beh, ok, decisamente tutta un'altra cosa. No, vabbè. Cioè, allora, non è blu scuro come nella cialda. Forse dipende dalla luce. È bellissimo. Ok, vado a prendere Iris, che è il viola un pochino più... Cioè, è un violetto tra i due, quello più scuro. Metto in mezzo. Questo appunto è più, secondo me, un top coat, ha meno pigmento, quindi lo dovete caricare parecchio se lo volete più intenso, ma mi sembra che stia facendo benissimo il suo lavoro. Guardate che roba. Poi prendo Fresh, che è il violetto un po' più chiaro, lo metto nell'angolo ancora più interno. Sono bellissimi, forse non... no, credo che non renda l'idea. Praticamente c'è un colore in ogni dito. Ora prendo l'ultimo, che è Gold, il più chiaro, e lo metto proprio nell'angolino interno. E anche questo ha vinto tutto. Cioè, no vabbè, adesso ve lo faccio vedere da vicino perché non si nota. E tra l'altro non ho avuto fallout. Zero. Ci sono stata un po' attenta, ma niente. Non so se si nota quanto brilla. Ok. Dopo questo shock, e tra l'altro il trucco sinceramente mi piace anche molto, questo viola con il blu ci sta, dai. Volevo provare tanti colori, ma alla fine è riuscito bene. Adesso nella rima inferiore vado a mettere Flamboyant, che è il rosino che ho usato nella piega. Questo non è il pennello più adatto, ma li ho sporcati tutti. Passiamo all'eyeliner. Ho preso questo eyeliner, Waterproof Liquid Eyeliner. Allora, c'era solo questo, l'altro mi pare che fosse terminato, quindi è rimasto solo questo waterproof e l'ho preso lo stesso perché vabbè. È molto pesante, però è pesante in senso buono, dà l'idea di essere fatto molto bene. E questo qui ha una spugnetta, non sono setole ma è una spugnetta. Molto molto scrivente. Non so dove appoggiarmi perché ho le mani piene di ombretto. Allora, prima impressione è un po' quasi troppo liquido, quindi dovete andarci piano perché è molto molto più scrivente. Cioè appena toccate subito, cioè non è che vi lascia margine di errore, quindi stateci attenti. Va bene, ignoriamo il fatto che sono diverse, fate finta che siano uguali. Ho preso un mascara, Perfect Curling Mascara, Classic Black, insomma, vabbè, un mascara nero. L'ho scelto più che altro perché aveva lo scovolino a forma di cono, che a me piace molto.
non è male, ma neanche tutto sta cosa. Potrei dargli qualche prova di utilizzo in più, perché solitamente i mascara appena aperti tendono ad essere più liquidi, appena iniziano un pochino a ricevere l'aria e quindi si seccano appena appena, di solito scrivono molto di più, cioè scrivono, funzionano di più, però diciamo che non è che faccia poi tutta sta differenza. Cioè io uso il Vamp di Pupa che appena tocco le ciglia sembra che ho messo le ciglia finte. Nelle ciglia inferiori non è malvagio perché non mi fa i grumi, quindi me le definisce bene. Nelle ciglia superiori non vedo chissà che cosa. Insomma, ho preso anche le ciglia finte perché ne ho poche, cioè io praticamente non le uso quasi mai, però sto iniziando un po' a usarle perché quando faccio dei trucchi particolari sono belle. Ho voluto provare queste, sono queste qui, sono gigantesche, mi sembrano veramente delle ciglia immense, quindi saranno più grosse del mio occhio. Never Flat si chiamano. Non c'è la colla, infatti io vado a utilizzare la mia piccola colla di Essence. Non ho preso le pinzette, vediamo come ce la caviamo. Una cosa che non sopporto nelle ciglia è quando le attaccano con troppa colla nella confezione e poi vi rimane tutta la colla attaccata nella banda. No, ok, sono troppo grandi, le devo tagliare. Mi piacciono tantissimo e devo, appunto, devo accorciarle un po' perché mi arrivano proprio quasi nel, diciamo, nell'angolo interno e mi danno leggermente fastidio perché comunque io ho gli occhi molto piccoli e queste sono ciglia molto grosse, ma sono super leggere, sono morbidissime, sono facili da mettere. Mi piace anche l'effetto che fanno. Adesso non le ho, non ci ho messo il mascara. L'ultima cosa che mi rimane da provare è ovviamente un rossetto. Non ho preso matite per le labbra, non mi ricordo neanche se ci fossero, però ho preso questo piccolo set che mi è arrivato in questa scatolina bellissima, non pensavo, con dentro tre mini rossetti che dovrebbero essere dei lucida labbra, diciamo, non proprio dei rossetti, che però sono, dovrebbero essere molto pigmentati e long lasting. Allora, queste sono le tre colorazioni. C'è appunto questo che è un po' più color nude, quello in mezzo più rosato e questo che è un rosso mattone. Allora, volevo usare il rosso mattone, però ho fatto un trucco che non c'entra nulla. Lo provo comunque così ve lo faccio vedere, però poi vado a usare questo più rosato o anche questo, adesso vediamo. Ha la punta, diciamo, lo scovolino angolato, molto carino. Ok, allora lip glaze, forse mi sto sbagliando, forse non sono lucida labbra. Lip glaze forse intende semplicemente che sono delle tinte, perché si è seccato. Ok, lo tolgo subito prima che non riesco più a levarlo, perché sennò non posso provare gli altri colori. Ok, ho fatto un errore, non dovevo provare il rosso. Non sono lucida labbra, io non ci ho capito proprio niente, sono delle tinte. E tra l'altro l'ho messo e 2 secondi e già mi ha tinto le labbra, quindi vado a mettere il colore più chiaro perché voglio capire se riesco a coprire questo macello. Ok, ora è decisamente meglio. Allora, questo colore non ci sta proprio benissimo, quindi provo a mettere su anche questo, perché tanto questo qui ormai sicuramente si è seccato. Devo dire che la sensazione sulle labbra è bellissima, perché non lo sentite. Cioè, io è come avere, diciamo, una tinta di quelle in pennarello, che non vi danno la sensazione di avere nulla sulle labbra. È super resistente perché non riesco già a toglierla, l'ho appena messa. Vado a usare anche questo, tanto ormai li ho provati tutti. È un po' più viola. In realtà forse ci stava bene anche quello di prima, però questo diciamo che lega meglio. Secondo me questo colore si abbina molto meglio perché è quello più freddo di tutti. Però anche questi sono molto belli e devo dire che il rosso sicuramente lo userò, perché è un bellissimo rosso mattone, però in questo momento non c'entra nulla. E però sappiate che vi tinge molto le labbra, quindi lo struccate sicuramente solo con uno struccante bifasico oleoso, altrimenti non lo togliete, perché io l'avevo appena messo, l'ho tolto con lo Scottex e non viene via. Tra l'altro ho anche le labbra molto screpolate, ma non sembra, quindi mi ha dato anche un effetto abbastanza vellutato sulle labbra, nonostante io abbia veramente tantissime pellicine. Non lo sentite? Io penso che questo rossetto mi durerà tutto il giorno. Sono super contenta, stupita e molto soddisfatta di quello che ho comprato, vi giuro. L'unica cosa che magari mi ha soddisfatto poco è il mascara, ma sicuramente lo userò nelle ciglia inferiori perché su quelle funziona molto bene. Gli darò comunque qualche altra chance perché secondo me pian pianino seccandosi funzionerà molto meglio. Il trucco in generale è meraviglioso, il fondotinta, a parte che ho azzeccato la colorazione perfetta, quindi sono troppo contenta, non lo sento addosso. La cipria ha fissato in modo perfetto, super setoso. Il correttore non mi è andato nelle pieghe, perlomeno, di solito mi ci va subito. Mi ha fatto il segnetto qui, ma
questo ce l'ho praticamente con qualunque correttore, è impossibile perché la ruga c'è. Il bronzer si è steso subito, si sfuma benissimo. L'illuminante è meraviglioso. L'unica cosa, forse il blush, potevano evitare di metterci i brillantini, però alla fine se usate anche l'illuminante non si nota, diciamo, dove avete i brillantini, perché andate a mettere l'illuminante e la cosa si confonde. Anche il blush in polvere è bellissimo. Il correttore mi è piaciuto tanto. La matita per le sopracciglia, potevo magari scegliere un altro colore, anche se questo è abbastanza adatto. La trovo un pochino troppo morbida, ma bisogna vedere quanto dura, perché magari si fissa. Anche la spugnetta è stata super comoda. Le ciglia sono bellissime, perché sono leggere sugli occhi, comode da mettere, fanno un bellissimo effetto, anche abbastanza naturale per quanto siano comunque molto voluminose. L'eyeliner mi è piaciuto, è difficile da mettere all'inizio, però secondo me è super pigmentato e nero, molto molto nero, cioè non vi rimane quell'effetto un pochino sfigato che vi fa certe volte l'eyeliner con la punta in feltro che si secca, cioè questo si vede proprio che è super pigmentato. I rossetti sono resistentissimi, penso che mi dureranno tutto il giorno, farete fatica a toglierli. La palette di ombretti è splendida. E quindi niente, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, che sperimenterete magari anche voi qualcuno di questi prodotti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, anche cosa ne pensate di come li utilizzate, se avete qualche altro consiglio da darmi. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like di supporto e iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di cliccare sulla campanella, così quando pubblico un nuovo video sarete aggiornati e vi arriverà la notifica. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!